L'impianto del giardino produttivo è oggetto di interesse nell'ambito del progetto SEMI, Sviluppo e Meraviglie d'Impresa, la Reggia di Caserta. L'obiettivo principale è quello di recuperare l'identità delle serre borboniche. Identità vuol dire recupero storico-artistico, culturale, oltre che recupero produttivo, riscoprendo quindi la possibilità di utilizzare questi spazi anche per scopi scientifici, oltre che produttivi. E chiaramente, come dicevamo prima, un'attività del genere si presta anche a rispondere all'esigenza dell'ottica dell'economia circolare e della sostenibilità, perché parliamo di commercializzazione delle specie che possono essere riproposte, oltre che di prodotti derivati. Il progetto SEMI nasce con l'idea di favorire la collaborazione tra la Reggia di Caserta e i privati, in linea non soltanto con gli obiettivi dell'Agenda 2030, come diceva il direttore, ma anche con l'articolo 151 del decreto legislativo 50 del 2016, ovvero il codice degli appalti, che delinea il partenariato pubblico-privato in materia di beni culturali, e partenariato che potrebbe rappresentare per siti di grande complessità, in modo particolare come la Reggia, una grandissima opportunità di recupero. Recupero appunto che parte dalla conoscenza storica. Si parlava prima di ricostruire gli interventi del passato, quindi di poterli approfondire, e il progetto SEMI è finalizzato anche a questo, e nasce soprattutto nell'approfondimento di quelli che sono i documenti legati a questo sito, migliorandone le prospettive future in realtà. Tra l'altro, per tornare al tema del luogo del cuore, il giardino inglese diventa luogo del cuore di tutti i visitatori della Reggia, lo è in modo particolare per chi lo frequenta quotidianamente come gli abbonati piuttosto che per i visitatori abituali, e soprattutto la zona delle serre era una zona destinata anche alla sosta piacevole.